Zelinski allunga per Osimhen nel controllo del nigeriano che va a sprintare su Danilo. Osimhen! Lasciate un mi piace e ritorno al gol di Victor Osimhen. Osimhen! Sì, lo so, era la scorsa giornata, il gol di Victor Osimhen. Non potevo, dico io, portare il risultato di quella giornata, perché il video sarebbe dovuto uscire la giornata di Juventus Porto. E adesso vi devo anche raccontare cosa è successo nella scorsa giornata, ma anche voi fate lo stesso. Scrivetemi qui sotto nei commenti come vi è andata questa giornata, perché lo so, risultati spaziali, 100 quanto avete fatto di punteggio. Chi è il ragazzo qui sotto nei commenti che ha fatto un punteggio più alto di giornata al fantacalcio? Chi? Chi ha Vlahovic? Chi ha Ronaldo? Chi ha Simi? Chi ha tutti quelli che hanno segnato? Perché oggi hanno segnato tutti, a meno che non eri così sfigato da avere quelli della Roma. O Ciccio Caputo! Dai, raccontami un po' e lascia un mi piace per continuare a vedere questa serie. Perché sta succedendo di tutto! Mi raccomando ragazzi, primo link in descrizione c'è OneFootball, la migliore app per il calcio scaricabile gratuitamente per iOS e Android che ti tiene aggiornato, 360 gradi su tutte quelle che sono le probabili formazioni di giornata, ti annunciano le squalifiche, ti fanno rimanere aggiornato sugli infortuni, dove puoi trovare tutti i risultati dell'Europa League e della Champions League. Stasera infatti saremo in live nella piattaforma viola per vederci insieme Real Atalanta. Ma che è successo? Ma che è successo? Ma come vi è venuto in mente di svegliarvi dalla tomba? Com'è possibile? Partiamo dal primo fantacalcio. Il primo, avete capito bene, fantacalcio, quello dove ero primo a più 6 dalla seconda. E che è successo? Partiamo da quella di due giornate fa che non vi ho raccontato. C'è poco da raccontare. Questa è la mia squadra e questa è la sua. Olè! Per Zielinski con il tacco, Insigne! Insigne che ha recuperato palla! E doppietta per Insigne. Tira, gira, Lorenzuccio, Insigne. Si perde e, indovinate un po', il secondo vince. Quindi il vantaggio di più 6 si riduce a più 3. Ma com'è andata, dico io, com'è andata l'ultima giornata nel fantacalcio che sembrerebbe andare tutto bene? Dove vi ricordo, Belotti appena entrato dal Covid, Lozano infortunato. Vabbè, formazione mia. Allora, vai. Perfetto, si parte bene. Io dico no. Allora, il dubbio era tra Reina e Dragoschi. Ovviamente, dici, non è che uno ha preso 9 e l'altro ha preso 0. Ho capito, ma come fa, dico io, e alla Lazio sono venuto a prendere 2 gol dal Crotone. Gira bene, Simi potrebbe provare a calciare! La sua conclusione! Ed è il pareggio del Crotone! Madonna, oh, 4 e mezzo, mai una gioia, un clean sheet. No, 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 l'altra volta 3 Dragoschi. Perché pia 3 gol dal Parma. Oh, tranquillezza di Alessio. Questo fantacalcio, ricordati, va sempre tutto bene. Cross, Gosens di testa, l'appoggia verso Muriel che controlla, calcia, destro a giro! Guarda qua, Gosens fa un colpo di testa e Muriel decide di piazzarla in 2 secondi. Robin Gosens, mele, metto anche lui, sì, e Acerbi col 5 e mezzo. Andiamo con il centrocampo. Il mio uomo, sempre il mio uomo, Federico Chiesa. Soluzione bella, palla per Cristiano Ronaldo, il controllo Paslobe con il mancino. Poteva fare, sì, 2 assist, ma va bene anche uno, va bene il 7 più un 8. Pellegrini. Insomma, oggi non m'ha aiutato, speravo contro il Parma di vederlo. Col cazzo! Barella, Torino-Inter, ha vinto il Torino, ha vinto l'Inter, eh sì, col cazzo, 5 e mezzo, che Candreva. Morto sto giocatore. Manco più un assist, manco più un gol. Morto. Completamente morto, Candreva. Va. Attacco! E vabbè, e qua ovviamente ci aspetteranno fior di bonus, come è sempre successo, no? Basta schioccare le dita, no? Guarda che succede. Mimmo! Trova allora Berardi la finta, il destro! Niente, Mimmo non risponde. Keita Balde non mi gioca! Chi mi entra? Zapata! Con l'assist! Va benissimo, ci mancherebbe altro! E il mio ultimo attaccante? Visto che va sempre tutto bene, lo so che mi mancherebbe un gol per arrivare sopra i 72, quindi chi potrei non avere se non lui, schierato contro tutto e contro tutti? Chi se non lui? Felipe! Prova il destro, trova Caicedo! Il gol di Caicedo! Caicedo! Quando un fanta va sempre bene, ve l'ho detto che va sempre bene. 72 e mezzo, il nostro avversario invece, il nostro avversario.
Donnarumma gol subito. Tiè, Milan-Napoli, sperava anche, no? Di passare un clean sheet, ci mancherebbe altro. Difesa, guarda come siamo clean. Mancini, De Vrij, Romero, easy. Guarda come si scorre. McKennie 6, Marusic 5,5. Ma dove sono i bonus? Svanberg 11,5. Chi è Svanberg? Palla per Svanberg. Il Bologna torna avanti. Ma questo ha fatto due gol in tutta la sua carriera calcistica. Poi, oh, Djuricic sui piedi di Djuricic, che trova il gol. Un altro gol. Dobbiamo ancora arrivare agli attaccanti. Dico io, ce la faremo? Mertens 5,5. Majoral. Cazzo, la Roma ha perso, non ha segnato. Non ha preso voto? E chi gli è entrato dalla panchina? Su il cross, Pandev, la tiene lì, Pandev! Pandev, mi sembra giusto, mi sembra logico, mi sembra perfetto! Pandev con il 9,5, fantastico! Ma chi non metterebbe Pandev titolare a un fantacalcio? Questo è il suo punteggio, basterebbe che adesso un Cristiano gli prenda 6! Un Cristiano, uno qualunque! Un Cristiano. Quadrado butta dentro per Ronaldo, un paio di passi, il controllo Paslobe con il mancino, tripletta nel giro di 32 minuti. Oh, come ti permetti? Io che sono il tuo proprietario. Meno male che il secondo ha perso. Sì, ha perso perché il terzo è quello che mi ha battuto la scorsa giornata, ha vinto anche questa, il terzo le sta vincendo praticamente tutte, sta risalendo. Ci dobbiamo guardare le spalle, secondo voi ce la faccio a portare a casa sto vantacalcio? Non lo so, ma adesso il momento che tutti stavate aspettando, il fantacalcio di Victor Osimhen. Eccoci qua, vai, parte la depressione, musica triste, schermo nero. È quel momento che tutti stavamo aspettando, il fantacalcio della sfiga, il fantacalcio dove non vediamo mai la luce, che avevo lasciato con una vittoria, sì, bella. E la scorsa giornata, quella di due giornate fa, affrontavo Seawolf. Sì, me l'ho detto nella intro, e confermo ancora, Victor Osimhen me l'ha fatta vincere. Zielinski allunga per Osimhen, grande controllo del nigeriano che va a sprintare su Danilo, Osimhen! Finalmente, però... dobbiamo andare avanti, questo fantacalcio va fatto per la gloria, per la fede, per l'orgoglio. Non puntiamo al primo posto, perché lassù in classifica c'è gente che non prende mai gol. E io non posso farci niente contro questi numeri, devo lottare solo per conto mio. Partiamo dai nostri avversari, i G-Rex, la squadra che l'ultima volta avevano mezzo Napoli, le affrontai in Napoli-Fiorentina 6-0. Vai, partiamo da... Silvestri in porta. Il francese palla all'indietro, Locatelli. Sui piedi di Djuricic. Lontana Traoré. È bene così. Alexandro, 6,5. Vai. Koulibaly, 6,5. Bastoni, 6. Tutti 6. Tutti grandissimi voti in difesa. Kulusevski, 6. Brozovic, 5,5. Freuler, 6. Politano, 10. Pallone con il destro dentro. Politano in aria. Politano. Avevi dubbi, potevi mai avere. Insegna 6,5. A sto giro, no, eh. No, doppietta e un assist, no. Ciao. Ci avevano Berardi anche loro. 6,5. Ah, Rebic col 4. Totale, vabbè, 67. Ma lo sapete che sto fantacalcio non si superano mai i 72 punti? Si arriva sempre lì a pelo con la fatica a fa qualcosa. E infatti, vogliamo parlare della nostra squadra? Ariraglie, in porta, sempre lui, sempre Reina, fantastico. Difesa, il demonio, Delict, Pezzella, Spinazzola, 6-6-6. Ci siamo, il numero perfetto. Partiamo subito dall'attacco. Sì, non l'ho messo Simeone, non l'ho messo. Filtrante per Zappa, Simeone rimorchio, che si sblocca dopo 4,5 mesi. Di certo non sono così forte da mettere Cagliari, Juventus, Simeone. Non lo metterò mai se deve segnare con le grandi. Che se ne vada a fanculo, non ti metterò mai. Fammi gol Cagliari Spezia, vediamo se sei così bravo. Tanto non lo farai, tanto non ti metterò neanche. Vai, Pandev. Dove l'ho lasciato? Terzo panchinaro! E andiamo avanti! Chi è il tuo attaccante? Orsolini. E chi ti entra? Nzola. Il peggiore, col 5. Ma l'altro attaccante chi è quindi allora? Osimhen l'hai messo in panchina. Pandev pure, Simeone pure. Uno che ha preso la sala di riparazione. Frank!
Da Ribery, ancora un'occhiata dentro. Eiseric, tocco sotto! Non si vedeva un voto così alto in attacco dai tempi del dopoguerra. 8.5 Frank Ribery. Fategli una statua. Ma centrocampo? Rimane solo quello, è un 3-5-2. E il primo centrocampista è Lorenzo Pellegrini. 5.5. Quindi mi guardate dire che è finita, no? E chi manca? Mancano 4 voti, lei che posso sperare? Boom, 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 boom. No, è ovvio che no, che devo sperare. Lo sapete, no? Che io non è... questo fantacalcio va sempre tutto male. Lo sapete? Non dire che ve lo sto a dire. Vabbè, tranne lui, tranne De Paul, vacci. Parte De Paul! Centrale e forte! De Paul che comunque non mi smentisce mai. Però... Non basta, vedi che il punteggio con altri 3 non arrivo oltre 72? Aspetta un attimo però, qua vedo una cosa. Ce l'avevo anch'io Djuricic. Ora sui piedi di Djuricic! L'esultanza rabbiosa, non segnava da 2 mesi. Ma pensa che non basta. Non basta Djuricic, non basta De Paul, non basta Ribery. E allora io cosa devo fare? Cosa devo fare? Roberto, quanti ne hai fatti in stagione? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Roberto Soriano! Palla in mezzo per Soriano! Nono centro stagionale per lui! Come un gatto felino, pugge ogni giornata! E poi... Come se non bastasse, per questo fantacalcio dobbiamo vendicarci di tutto il male subito, perché in una giornata non facciamo neanche più di 60 e in questa facciamo esattamente la bellezza di 84 punti mai fatti. Arriva lui come una storia d'amore. Chi mi segue dall'inizio lo sa, questo giocatore alla sta di liberazione dovevo prenderlo con il numero 88, Mario Pazza. Mele, poi Pasalic! Torna da Pasalic, tutto solo davanti al portiere! E quindi, direte voi, questa è la classifica. Ci siamo avvicinati al primo posto. Cosa ha fatto il primo in classifica? Ha vinto perché il suo avversario ha fatto 65.5. No. Ma cosa è risultato a fare? Ma cosa è risultato a fare? Ma vaffanculo! Ma va, Carmi! 18 gol subito in 22 giornate, ma come fai? Ma non prendi un gol a giornata, io ne prendo 20. Ciao.